Un cordiale saluto a tutti, da Massimiliano Spiriticchio al microfono, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Siamo oggi nel nostro giro di interviste sul rapporto tra i cattolici e la politica con Marco Presutti, consigliere comunale a Pescara e capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico. Ecco, consigliere Presutti, qual è, diciamo, il motivo che l'ha spinta un giorno a dire mi candido, entro in politica? Ma diciamo che l'interesse per la politica e anche la partecipazione alla politica è una cosa che risale a anni ormai purtroppo molto remoti, adesso ho 43 anni, ma quando avevo 16-17 anni come studente del liceo D'Annunzio di Pescara collaboravo con la lista degli studenti cattolici, la lista cattolica, di cui fui anche eletto rappresentante dell'istituto, e da allora insomma sentivamo un po' questa esigenza di cercare di dare una mano al bene comune secondo l'ispirazione cristiana. Certo, parliamo di anni diversi, stiamo parlando all'inizio degli anni 90, esisteva ancora la Democrazia Cristiana, insomma l'orizzonte politico era un orizzonte diverso, diciamo che certe scelte erano anche più naturali. Io credo che un cristiano non possa non avere un interesse per il bene comune e diciamo il soggetto politico che esisteva, che bene o male, certo con alcune eccezioni, raggruppava o chiamava alla militanza i cristiani, i cattolici in particolare, era un contenitore diciamo naturale. Poi diciamo il cammino politico è mutato, io diciamo nella mia militanza essendo vicino soprattutto a certe esperienze, diciamo il percorso è stato nel Partito Popolare, che poi si sciolse nella Margherita, e la Margherita è il Partito Democratico. Diciamo che non ho mai cambiato partito da questo punto di vista, sono i soggetti politici che si sono evoluti o sono mutati anche in relazione a una società che è cambiata, non necessariamente cambiata in bene, ma sicuramente cambiata. Ecco, tra i problemi su cui spesso veniamo sollecitati anche da Papa Francesco c'è il tema dell'immigrazione, un tema di cui qui a Pescara si discute e si dibatte da anni. Da cattolico qual è l'approccio con cui avvicinarsi a questo tema? Ma guardi, proprio oggi in Consiglio Comunale c'è una delle delibere connesse alla realizzazione del mercatino multietnico, c'è un gioco di stancheggio, di boicottaggio da parte dell'opposizione per non far approvare questo mercatino. Io trovo che la cosa brutta di questo tema è oggi la sua divisività, cioè in un momento difficile per molti, malgrado i segnali di ripresa, questo timore dello straniero è qualcosa che viene evocato secondo me in una maniera brutale, insensibile, creando delle divisioni che non sono utili e che ci rendono meno umani. Come d'altra parte trovo che ci siano, magari dall'altra parte, anche un po' delle strumentalizzazioni di questo tema che non fanno neppure bene. Ecco, probabilmente dovremmo guardare in faccia la realtà per quella che è. Cioè c'è un eccesso di timore per lo straniero, c'è chi lavora troppo da questo punto di vista, bisognerebbe guardare proprio da cattolici con quel gusto per la realtà che è tipico del pensiero cattolico e cristiano, considerare i dati per quelli che sono. L'Italia, malgrado tutto, è uno dei paesi europei che ha una minore presenza in rapporto alla popolazione di persone provenienti da altri paesi. È sicuramente un problema, sicuramente urgono misure, probabilmente occorrono anche misure in qualche caso di ordine pubblico un po' più adeguate, perché certi fenomeni non possono essere tollerati, ma penso che ci sia nel tessuto sociale e civile tutta la possibilità per integrarsi. Il volontariato svolge una funzione preziosa e le istituzioni, a partire anche da quelle comunali, riconoscono, aiutano le associazioni di volontariato, perché sono quelle che hanno una maggiore efficacia, quelle che con meno riescono a fare di più
e io ritengo che sia sempre una cosa buona e doverosa. Abbiamo da poco approvato il piano sociale che fornirà molti strumenti da questo punto di vista. Altro tema che, come dire, viene molto dibattuto tra i cattolici è quello della famiglia, non solamente per quanto riguarda la difesa della famiglia tra virgolette tradizionale, ma anche per quanto riguarda le difficoltà economiche che molte famiglie affrontano in questo periodo. Anche qui, che approccio si può avere da amministratore locale che insomma fa riferimento ai valori del cattolicesimo? Ma il tema della famiglia è sicuramente oggi un tema molto complesso, diciamo, è anche un periodo in cui si sta generando una grande confusione, forse è un periodo di ripensamento, ma insomma a mio giudizio la famiglia è una, e la famiglia proprio nel disegno biblico di quell'antropologia cristiana che vede l'unione feconda dell'uomo e della donna come il senso di un oggi che guarda con fiducia al futuro e porta avanti con l'aiuto di Dio l'opera della creazione. E io credo che, malgrado le fragilità, perché ognuno di noi diciamo, di fronte a questo modello magari può sentirsi più o meno adeguato e più o meno coerente nello sforzo che ognuno deve fare per seguire quello che la scrittura ci indica, e probabilmente abbiamo anche bisogno da un lato di maggiore chiarezza, alle volte anche da parte dei pastori, dall'altro sicuramente servono le misure in parte ci sono anche, però a mio giudizio una cosa che si sta smarrendo oggi è questo senso che l'attenzione alla famiglia non è nata all'alba dei tempi, quando si costituì la comunità, per soddisfare i desideri affettivi dei singoli. La famiglia è nata perché si voleva avere fiducia nel futuro. Questo non solo in una visione cristiana, una visione un po' appartenente a tutti i popoli della civiltà umana. Questo si sta smarrendo e invece a mio giudizio bisognerebbe tornare a focalizzare la nostra attenzione su questa forte consapevolezza. La famiglia è un bene di oggi che guarda domani, e noi non siamo fatti per vivere soltanto il presente. E questo tema appunto del domani ci porta a parlare di giovani e quindi anche di difficoltà occupazionali, ma anche possiamo dire a trovare spazi culturali per la crescita culturale dei ragazzi. Come affrontare questo problema? Ma io penso che, allora, per quanto riguarda gli spazi culturali, in nostra città ce ne sono diversi, altri saranno messi adesso a disposizione a breve, malgrado un contenzioso con la ditta che lo sta terminando, sarà riaperto il Teatro Michetti. Abbiamo nel distretto, diciamo cosetto di Pescara Vecchia, tantissime istituzioni culturali, c'è una grande opportunità di queste attività. La cosa fondamentale è la formazione, ma una formazione secondo me che parte dall'inizio, proprio da quando il bambino viene accolto nella famiglia. Oggi, e lo dico io di professione, faccio il docente, secondo me c'è una sorta di inconsapevolezza che viviamo tutti nel presente su questo. Noi alle volte cresciamo, educhiamo i nostri figli come se fossero destinati a, utilizzando una metafora biblica, a ereditare la terra, cioè come se avessero tutti i beni nelle loro mani, e invece viviamo una società molto più competitiva e più complessa di quella di ieri. Cioè la formazione oggi si è fatta lasca, è una formazione che sicuramente guarda i bisogni del bambino, è una cosa giustissima, ma molto spesso non lo aiuta a volgere lo sguardo un po' oltre, a capire che la realtà che ci circonda non è una realtà semplice, è una realtà complessa, e che bisogna imparare a diventare reattivi, resilienti, che bisogna imparare anche a superare delle prove, anche un po' ardue, ad avere il senso della sfida. Se io guardo alla semplificazione del tutto, che riguarda tragicamente la scuola e la stessa università, a come tutto venga reso semplice, a come di fatto vengano livellate tutte le possibilità di avere qualche momento di crescita sul piano della capacità di scoprire
perché so fare qualcosa di più di quello che io per stesso pensavo di poter fare. Insomma, noi non siamo coerenti nemmeno con quello che ci chiede l'Europa, che tra le tante cose che ci chiede ci dice che bisogna imparare dai propri insuccessi. Noi questo dovremmo formare nei ragazzi, ma di fatto i ragazzi l'insuccesso nella fase formativa quasi non riescono ad averlo. Sto molto enfatizzando, sto molto esagerando, ma se noi guardiamo l'esame di Stato e vediamo che lo supera il 99,5% di coloro che lo affrontano, ce ne rallegriamo tutti, ma questo corrisponde al fatto che il 99,5% dei nostri ragazzi è veramente idoneo a superare quella prova, o perché è diventata una prova che il 99,5%, ovvero tutti, possono superare? Ecco, tutto questo a mio giudizio non aiuta i nostri ragazzi a capire che la vita è anche una complessità che richiede tanta della nostra attenzione e disponibilità per superarla. I ragazzi hanno bisogno di comprensione, di accompagnamento, di scoperta dei loro potenziali, dei loro valori, delle loro curiosità, delle loro attitudini sicuramente, ma a mio giudizio vanno anche aiutati a comprendere che è la sollecitazione di una prova che in qualche maniera ci rende alle volte anche migliori. Tutto questo mi pare che non sempre accada, e una cosa di cui ho molto timore è il fatto che spesso ci si dimentica che grazie alle risorse che sono offerte, diciamo, dalla tecnologia, oggi nel lavoro intellettuale, già oggi, tra 20 anni, chissà quanto, non sarà più necessario muoversi. E molto spesso le famiglie italiane dimenticano che nell'est del mondo ci sono centinaia di milioni di ragazzi che si stanno formando con grande serietà in scuole molto più, anche eccessivamente molto più selettive e ardue delle nostre. E io, quando guardo i miei ragazzi, temo sempre che possano diventare, una parola forse cattiva, gli schiavi dei ragazzi che in questo momento si stanno formando con una densità molto molto maggiore. È un tema molto sottovalutato, perché continuiamo a pensare che la sfida è una brutta parola, ma comunque la competizione avverrà tra di noi. La competizione non avviene più tra di noi, avviene in tutto il mondo, e altrove si stanno formando con un senso della misura con la difficoltà della vita ben superiore a quello che accade da noi. Loro esagerano da un lato, noi forse dall'altro. E allora noi ringraziamo Marco Presutti, consigliere comunale a Pescara, capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico. Presutti, se dovesse fare un augurio ai pescaresi, cosa direbbe? Ma guardi, allora, la prima cosa, San Francesco, quindi l'augurio, diciamo, a tutti gli italiani. Speriamo che il Serafico Padre ci possa aiutare e guidare, in particolare a partire da coloro che hanno responsabilità per tutta la comunità ecclesiale, la comunità civile, le comunità di cui è composta questa società. Per noi pescaresi mi auguro che ritroviamo un po' il gusto del cambiare e del fare delle cose nuove. Pescara nel Novecento è stata una città che forse anche con eccesso si è mutata vorticosamente e ha realizzato cose straordinarie. Negli ultimi 30 anni ogni proposta di cambiamento e di mutazione viene subito osteggiata da un'altra parte, perché ovviamente nessun progetto umano è mai completamente condivisibile, c'è sempre qualche limite. Però diciamo che se forse nel Novecento i pescaresi hanno guardato solo gli aspetti positivi, dimenticando quelli negativi della realizzazione che andavano facendo in questa città, probabilmente oggi è sparito il gusto di fare le cose, di trasformare la città, di realizzare interventi che guardino al futuro. Alcuni ce ne sono stati, penso al Ponte Nuovo, ma molti altri sono necessari. Abbiamo la sfida dell'area di Risulta, dello stadio, tutti i progetti che adesso l'amministrazione ha. Io spero che, anche migliorando quello che c'è da migliorare, noi pescaresi ritroviamo quella vivacità anche realizzativa che ha reso Pescara una delle città italiane del Novecento con la maggiore capacità di benessere e di sviluppo. Grazie e buon cammino. Buon cammino a tutti.